appuntamento settimanale sulle fonti TV con il fatto di Marcotti, naturalmente con Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che vado subito a salutare. Giancarlo, buongiorno. Buona giornata a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Abbiamo abbattuto tutti i convenevoli iniziali perché oggi dobbiamo parlare di più questioni, naturalmente a partire da scenari economici e politici del periodo. Siamo nel mese più caldo dell'anno, o secondo te tiepido, agosto ovviamente da un punto di vista meteorologico, ma io mi riferisco ad altro. Insomma, che mese è quello di agosto secondo te, cioè, o come si prospetta di essere, caldo o tiepiduccio? Ma di solito è un mese tiepido, nel senso che non accadono grandi cose, perché insomma è quasi un mese di tregua, no? Tu sei giovane, Emanuela, una volta si parlava dell'autunno caldo, cioè quando si riprendevano, riaprivano le grandi industrie del nord, dalla Fiat in giù, che tornavano i grandi temi, appunto, e i grandi scontri tra la grande industria e gli operai, insomma. Quindi sì, l'autunno caldo era l'autunno delle proteste e delle rivendicazioni salariali, ecco. Ok, sì, e poi agosto effettivamente anche da un punto di vista meteo, ma anche psicologico, dà dei segnali contrastanti, ecco, possiamo agganciarci anche a quello, perché sì, è vero, un mese di vacanza, però poi si sa che dopo agosto c'è la ripresa no, del lavoro, quindi insomma settembre, l'autunno, si è già proiettati verso a qualcosa che sta per cambiare, appunto l'estate notoriamente ci fa essere tutti un po' più leggeri. Chissà se succederà anche questo sui mercati, perché quest'anno è, non solo sui mercati, però partiamo da quelli, perché è un 2021 un po' particolare. Se sei d'accordo, Giancarlo, facciamo un breve excursus di quello che è accaduto in questi ultimi giorni, proprio sui mercati, anche perché appunto vedremo che cosa succederà in agosto. Intanto, vabbè, le indicazioni che sono arrivate dalla Fed la settimana scorsa, tutto abbastanza sotto controllo. Powell che non si è sbilanciato rispetto alla politica monetaria, proprio perché in generale l'economia sta tendendo ancora una, come dire, notizie piuttosto che fatti, eventi che debbano dare ai mercati poi una certa direzionalità. Altro aspetto che volevo mettere con te in evidenza è il PIL italiano, che ha superato le attese, quindi il nostro paese, che insomma è una notizia positiva per il nostro paese, addirittura più di quello tedesco, ma sappiamo bene che però l'Italia partiva da una situazione sicuramente più complicata rispetto alla Germania, quindi si è visto con più evidenza, con maggiore evidenza, questo balzo. E poi, ultimo dato che ti metto sul tavolo, l'inflazione, altro tema che spaventa un po' gli investitori e i mercati, non Powell però, che ha rassicurato anche da questo punto di vista dicendo che è temporanea, però parliamo di quella tedesca, quindi europea, al di là di quello che ha detto Powell, più 3,1 per quanto riguarda il balzo dell'inflazione della Germania, che è il più alto dal 1993. Quindi questo porta un po' in discussione anche il tema inflazione in Europa. Allora, detto questo, se tu vuoi aggiungere altro, lascio a te l'inserimento di notizie, però facciamo un po' il punto di quello che si prospetta a livello economico. No, hai già messo tanta di quella carne al fuoco che non posso aggiungerne altro. Ovviamente devo commentare i punti che hai trattato. Allora, per quanto riguarda la ripresa dell'Italia superiore a quella della Germania, hai già dovuto un po' tu scoprire le carte dicendo che eravamo scesi molto di più rispetto alla Germania nel 2020, quindi che adesso riprendiamo qualche cosina di più della Germania, diciamo che è normale. Poi dopo siamo talmente abituati ad avere dati peggiori rispetto a quelli della Germania che appena ne abbiamo uno festeggiamo. Non voglio essere pessimista, ho buttato un po' di acqua sul fuoco, ma perché andava buttata? Tra l'altro tu l'avevi già un po' preannunciato, insomma. Quindi più avevamo perso nel 2020 e più era probabile che potevamo recuperare nel 2021. Sì. La cosa più importante adesso per l'Italia è vedere questo secondo semestre, perché ok, il primo semestre
è andato, attenzione, non bene, meglio del previsto. Non è che dobbiamo dire che abbiamo avuto un semestre esaltante, però è il risultato migliore delle previsioni. La cosa da attendere con particolare attenzione è il secondo semestre. Quello sarà la cartina di tornasole per farci capire se davvero c'è qualche miglioramento o meno. Ah, assolutamente, infatti guarda, è perfetta la tua analisi con il nostro titolo, cioè è vero, abbiamo avuto questo balzo del PIL, quindi un primo semestre che ha dato un po' di respiro, però è anche ovvio visto che arrivavamo da un anno di chiusure, insomma, di carenza di attività in generale e quindi adesso sarà decisivo il secondo e queste sono le nubi all'orizzonte che abbiamo voluto mettere nero su bianco in grafica. Prego Giancarlo, poi. Velocemente sull'inflazione tedesca, ecco, è da non sottovalutare. Attenzione, come hai già detto, anticipato, cioè non è che dobbiamo tornare indietro di qualche anno per vedere un'inflazione del genere, dobbiamo tornare indietro di quasi 30 anni. Quindi sono, cos'è, 28 anni, no? Sì, Quindi beh. è un segnale al di là della temporaneità, perché tutti cercano di buttare acqua sul fuoco. In questo caso sono gli altri, non io, a buttare acqua sul fuoco sulla questione del fatto che sarà un'inflazione temporanea, eccetera. Sì, ok, però attenzione, 3,1%, e poi prima avviene in Germania e poi vedremo che la cosa si espanderà anche per quanto riguarda gli altri paesi. Quindi da non sottovalutare. Ultima, velocemente, la Fed, perché qua va sottolineata una cosa. Cioè, io ho sentito appunto la conferenza di Powell. Sì. Ed è una conferenza tutta improntata all'ottimismo, no? Le cose vanno bene, l'inflazione non preoccupa, certo è un po' più elevata, ma non preoccupa, l'economia ha ripreso alla grande, insomma tutte le cose positive, e poi a uno tutte le cose positive si aspetta che di conseguenza tutte quelle operazioni di finanza straordinaria, che vengono chiamate di finanza straordinaria, cioè, ripeto, straordinaria vuol dire che vengono applicate solamente nei momenti straordinari, nei momenti di crisi straordinaria. Ecco, quelle operazioni non vengono toccate. Allora, se va tutto bene, perché non andare a toccare quelle operazioni di finanza straordinaria? Questo è un po' Ok, la sì, questione. quello che abbiamo discusso tante volte, cioè il fatto se l'economia va, perché continuare a intervenire, no? Fondamentalmente, e quindi continuando a drogare i mercati. Esatto, perché se io sono convinto, poi voglio dire con i se e con i ma sappiamo tutti, però io sono convinto che se Powell avesse usato esattamente le stesse parole, cioè Sì. va tutto bene, eccetera, così, ma alla fine, anziché dire però continueremo con l'operazione da 120 miliardi al mese, avesse detto però visto che va tutto bene, sospendiamo quelle operazioni, io penso che i mercati avrebbero reagito in maniera molto, ma molto diversa. Certo, ma Quindi secondo te non è stato effettivamente proprio perché non si è sbilanciato, ma rispetto soprattutto alla riunione precedente, non ha voluto cominciare a mettere in guardia i mercati, cioè per evitare purtroppo degli scossoni che avrebbero potuto essere più pesanti ancora del previsto, vista la situazione ancora incerta, però nello stesso tempo abbia fatto questo, cioè fondamentalmente abbia detto attenzione perché tra poco noi cominceremo, cioè non l'ha lasciato intendere in maniera abbastanza, magari non evidente, però chiara. no, senz'altro un presidente della Federal Reserve deve avere sempre un linguaggio molto cauto, no? Mai deve sbilanciarsi, eccetera. Quindi le sue parole per forza devono essere molto bilanciate, e da questo punto hai già detto tu Sì. benissimo, quindi è chiaro che è così. Però volevo sottolineare questo fatto, insomma, che continuano queste operazioni straordinarie, ecco, quindi sì, insomma, non illudiamoci che tutto il male sia alle spalle, no? Ecco.
tutto qua. No, 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 no. Beh, ma quello credo che purtroppo, perché magari pensare che tutto il male sia stato archiviato, lo sentiamo un po' dalle notizie che circolano. A questo proposito, caro Giancarlo, torniamo per un istante ancora agli scenari economici e politici in generale, e poi ci buttiamo sui singoli argomenti. Ovviamente economia e politica, anzi no, prima ti chiedo un'altra cosa, perdonami, questa settimana dovrebbe arrivare la prima tranche di aiuti del Recovery Fund, almeno così da agenda sembrerebbe, quindi dovremmo cominciare ad avere i fondi che servono e che serviranno in qualche modo alla ripresa italiana. Cosa dici? Allora, sai tu, Manuela, e lo sanno anche tutti gli ascoltatori, che io non sono un sostenitore del Recovery Fund, tutt'altro, sempre perché ritengo che c'è la possibilità, come fanno tutti gli altri paesi, perché ricordiamoci che tutti questi soldi che arrivano all'Italia sono nella stragrande maggioranza prestiti che gli altri paesi in genere adesso, tranne qualche eccezione, non hanno voluto. Quindi la narrazione che viene fatta in Italia, che l'Europa ci dà tanti soldi, e questa è una cosa positiva perché vuol dire fiducia nell'Italia, deve essere anche letta in un'altra maniera. Ma perché gli altri stati questi soldi non li vogliono? Ah, perché sono tutti che vanno benissimo, eccetera. No, perché gli bastano, come è sempre stato finora, gli bastano i soldi che arrivano dal debito pubblico. Qua noi andiamo a fare un debito, però ve lo ri ripeto, un debito in valuta estera, nel senso che rimarrà un debito in euro, non verrà mai, non potrà mai essere convertito in un'altra valuta. Insomma, dobbiamo sempre capire poi quanto sarà difficile quando dovremo restituire tutti questi soldi. Quindi io non sono. Però ecco, la cosa, visto che arrivano, cioè non si può fare niente, quindi premesso quello che penso io del Recovery Fund, cioè perlomeno, ma questo è ovvio, ma perlomeno spendiamoli bene, cioè perlomeno spendiamoli in qualche cosa che produce lavoro per gli italiani, per tante persone italiane che hanno perso il lavoro, e anche per migliorare il nostro paese, che appena viene un'acquazzone va subito in difficoltà, e quando non viene un'acquazzone purtroppo è ancora peggio perché avvengono dei roghi. Quindi insomma, cerchiamo perlomeno di mettere in sicurezza il paese con questi soldi. Sì, diciamo di sì, visto quello che sta succedendo, è fatto bene, parentesi, insomma, a livello di cronaca, quello che sta accadendo in alcune zone italiane. Allora, ce la faremo con questa riforma della giustizia, Giancarlo? Perché è una di quelle riforme strutturali, naturalmente, a proposito di mettere in sicurezza il paese sotto altri fronti, ovviamente, non ambientale, ma una di quelle riforme che attendiamo e di cui si parla da tempo, però, insomma, la rincorriamo sempre. Come la vedi in questo caso? Ricordiamo che è stata posta la fiducia, ci sarà il voto, ovviamente con tensioni interne alla maggioranza, ma questo credo che sia abbastanza ovvio, ma insomma ce la faremo questa volta? Sì, però come se, come non poteva essere altrimenti, una riforma che deriva dall'accordo di partiti che insomma la vedono in maniera diametralmente opposta, è chiaro che è una riforma diciamo che scontenta tutti. Cioè il prossimo governo, secondo me, vorrà, qualunque esso sia, vorrà rimettere mano su questa riforma, perché appunto questa riforma qua è una riforma che è chiaro che non piace ai 5 Stelle, anche se Conte naturalmente cerca di farla digerire a tutti, ma già ieri, se non mi sbaglio, mancavano 40 parlamentari dei 5 Stelle. Quindi è una cosa. Non piace, sotto altri aspetti, alla Lega, quindi è una riforma che, come tutte le riforme nate da dei governi, diciamo, di larghe coalizioni, sono riforme, sono mezze riforme, mettiamole così. Poi
speriamo che sia una riforma che comunque vada a migliorare il nostro apparato giudiziario. Questo ovviamente è il minimo sindacale, insomma, cioè che non ci ritroviamo dopo questa riforma in una situazione peggiore rispetto a quella che ci trovavamo. È difficile, perché uno dei punti veramente dolenti della nostra Italia era la giustizia. Quindi far meglio di quanto era stato fatto finora dovrebbe anche essere facile. Però, come dicevo, essendo una riforma nel quale ciascuno ha portato a casa un pezzo, non è che sarà una riforma, secondo me, che durerà molto. Ah, quindi saremo punto e a capo. Ma vabbè, Conte ha assicurato, ha detto sì, nonostante le defezioni, insomma, che non mi piacciono, non abbiamo mai pensato di causare una crisi di governo, ma su questo credo che siamo d'accordo tutti, no? O si è pensato in qualche momento che la crisi della giustizia avrebbe potuto causare effettivamente scossoni importanti all'interno della maggioranza? Ma no, ognuno cercava di portare a casa qualcosa per poter andare dal suo elettorato e dire: vedete che è una mia riforma. Cioè, Conte ha detto che questa è la riforma buona fede, più o meno, cosa assolutamente non vera. Salvini ha detto che finalmente si è smantellata la riforma buona fede, cioè l'esatto contrario di quello che ha detto Conte. Insomma, sono quei giochi della politica che, sapete, a me non è che piacciono molto, perché. Però capisco che una volta che si è in Parlamento bisogna, insomma, far credere. Sai cosa mi fa venire in mente? Perché adesso con le Olimpiadi, eccetera, no? Gli schermidori, sai che entrambi partono all'attacco dell'altro, entrambi toccano l'avversario ed entrambi si girano immediatamente verso l'arbitro, il giudice, insomma. E dire la stoccata è mia, no? Sempre, cioè non ce n'è uno che accetta. Quindi ognuno dice la stoccata è mia, cioè la parte, diciamo, della riforma la si deve a noi. Se non c'eravamo noi, la riforma sarebbe stata peggiore e così via. Però nella realtà, ripeto, è una mezza riforma. Diciamo che questo che tu hai descritto è il gioco consueto e tradizionale della politica, no? Un po' come quando si smontano a prescindere dai provvedimenti che magari sono anche buoni, ma perché l'hanno fatto, sono stati fatti da altri. Quindi è un po' il tema anche per cui ogni tanto perdiamo ulteriore tempo rispetto al tempo che giustamente ci vuole per mettere a punto una riforma come quella della giustizia, ma altre, insomma, altri provvedimenti che sono cruciali. Quindi vabbè, insomma, questo secondo te sarà un po' una riforma a metà, mettiamola così, un successo a metà. Su altri fronti, quali sono ancora, indipendentemente dalla giustizia, i nodi da sciogliere all'interno del governo? Ancora, vabbè, insomma, c'è tutto il tema sanitario che tiene banco, credo che questo sia un po' l'argomento principe di tutto, sei d'accordo? L'argomento sanitario è fondamentale perché spacca un po' i partiti, nel senso che è un argomento che non solo può dividere il governo, perché, ripeto, le divisioni del governo sono anche ovvie proprio perché è formato da tanti partiti con visioni diverse. Quindi, se all'interno del governo ci sono sempre delle frizioni, questo diciamo che era scontato. La questione sanitaria invece pone una cosa nuova, cioè che queste frizioni possano esserci anche all'interno dei partiti, cioè ci sono dei partiti al cui interno, diciamo, ci sono visioni differenti. Ed in particolare, sappiamo tutti, la Lega ha una frangia che, a mio avviso, giustamente, naturalmente, è la frangia che apprezzo di più del partito, ma è una frangia che tende a essere molto critica con le ultime idee che ha avuto il governo, il Green Pass innanzitutto. Quindi la questione sanitaria è fondamentale per capire cosa arriverà, cioè come arriveremo alle prossime elezioni? Cioè, è possibile che ci siano delle defezioni, ripeto, in particolare all'interno della Lega. Poi adesso il Fratelli d'Italia, visto
che le numerose manifestazioni, diciamo disorganizzate, nel senso non organizzate dai partiti, ma non disorganizzate, nel senso che le persone che hanno partecipato erano tantissime, quindi. E allora adesso Fratelli d'Italia cerca un po' di intestarsi. Avete visto che cosa è successo all'interno del Parlamento con appunto i manifestanti, insomma, i parlamentari di Fratelli d'Italia che sono mossi. Ecco, mi sembra una mossa un po' tardiva da parte dei Fratelli d'Italia. Forse era meglio che certe cose fossero nate prima, no? Prima di vedere la gente in piazza, perché così sembra quasi di cavalcare l'onda, no? Di andare a prendere dei voti di queste persone che in questo momento non vedevano nell'arco parlamentare partiti che li Certo, rappresentavano, insomma. certo, certo, certo. Beh, ma allora possiamo dire in questo mese di agosto, anche se poi settembre sarà probabilmente un po' più ricco di informazioni, questo governo dove potrà spingersi? Riusciamo a fare un bilancio, insomma, del governo Draghi? Fin dove potrà arrivare, secondo te? Ma come durata o Sì, come come durata, azioni concrete? sì, io mi riferivo alla durata proprio spiccia spiccia, però poi in realtà naturalmente mettici un po' le considerazioni che reputi utili in questo momento, visto che siamo in chiusura, per capire cosa potrebbe dare ancora questo governo, ecco, mettiamola così. Allora, come sempre, la situazione politica è diciamo determinata dall'agenda elettorale, cioè è chiaro che per un politico ricevere i voti, a prendere tanti voti o prendere pochi voti è la differenza che c'è tra la vita e la morte, quindi insomma non una cosa Beh, da poco. certo. Quindi abbiamo a breve, insomma ad ottobre, all'inizio di ottobre, un appuntamento elettorale locale, ma straordinariamente importante perché ci sono delle grandi città che vanno al voto e questo sarà la prima grande prova per i partiti, no? Quindi vedere chi sarà il sindaco di Milano e così via e poi di tutte le altre grandi città determinerà anche qualche scossone senz'altro nel governo. Quindi quella è la prima cosa. Poi all'inizio, insomma, nei primi mesi del prossimo anno, abbiamo nel primo mese, alla fine di gennaio, abbiamo l'elezione del Capo dello Stato. E lì è chiaramente altra cosa importantissima perché sappiamo tutti che tra i papabili c'è un certo Mario Draghi che in questo momento è in un altro palazzo romano, non è al Quirinale. Quindi anche Certo. lì capire che cosa accadrà. Le ipotesi sono diverse, ma insomma, una delle ipotesi è chiedere a Mattarella di posticipare di un anno e qualcosa la sua permanenza al Quirinale, far chiudere il governo per poi eleggere, far chiudere la legislatura, scusate, per poi far eleggere Mario Draghi come Presidente della Repubblica. Questa è una degli scenari, non sto dicendo che sia il più probabile, ma è uno degli scenari. Altri scenari ovviamente sono l'elezione diretta di Mario Draghi e allora in questo caso bisognerebbe capire che cosa resta della legislatura, cioè si va avanti con un nuovo Presidente del Consiglio oppure si va ad elezioni anticipate. Quindi insomma una serie di cose tra ottobre e da ottobre a gennaio, sì, a febbraio diciamo, determineranno quello che poi sarà il nuovo assetto politico dell'Italia, chiaramente. Quindi insomma, Appunto, tra poco torniamo. avremo grandi novità, Esatto, ecco. torniamo al tema dell'autunno caldo, più che dell'estate calda, dove l'estate si sa che è abbastanza calda per altre ragioni, invece l'autunno di solito non dovrebbe essere caldo, eppure lo è. E quest'anno mi pare di capire ancora di più. E quest'anno ancora di più, poi c'è naturalmente la questione Covid e Green Pass Certo, certo.
addirittura infuocherà alcune cose. E non da ultimo, perché ho sentito Salvini che dopo essere stato pressato, diciamo, da una certa parte del suo elettorato, è tornato a parlare finalmente anche degli sbarchi e Giusto, un altro tema, dell'immigrazione. sì, importante che in estate purtroppo è sempre al centro dell'attenzione. Su questo come vedi il governo? No, non penso che sarà un qualche cosa che appunto un pericolo per il governo, però è chiaro che non poteva più tacere Salvini, nel senso che era un argomento che era stato chiuso, era diventato tabù, nonostante sulle coste italiane continuino ad arrivare persone, e chiaramente stuzzicato più volte Salvini, adesso ha dovuto tirare fuori questo argomento anche lui. Non penso che sarà una cosa determinante, però insomma è uno degli argomenti divisivi all'interno del governo, perché sappiamo che invece il Eh beh. centro-sinistra la pensa in maniera diametralmente opposta, insomma, quindi vedremo anche lì, ma non penso che sarà un argomento principale. Temo che sia più il Green Pass e le limitazioni o gli obblighi vaccinali, come per esempio per i professori, che è una categoria molto numerosa in Italia. Quindi anche se noi diciamo che l'80, forse l'85% degli insegnanti italiani hanno ricevuto il vaccino, ma anche se fosse così, io non so se è una percentuale così elevata, ma anche se fosse così elevata, sono talmente tanti i professori che il restante 15% è un numero molto elevato di Molto persone. elevato. Certo, guarda, per chiudere il cerchio c'è questa notizia che parla proprio del Piano Nazionale di Resistenza e di Resilienza. La sfida sul lungo periodo passa proprio per le riforme. Abbiamo detto che il PIL italiano potrebbe tornare ai livelli del 2007 precedente la crisi finanziaria globale già entro il 2025, ma ovviamente bisogna poi strutturalmente procedere a una riforma proprio generale del paese, quindi con le riforme di cui abbiamo accennato poco fa. È un po' quello che diciamo sempre, poi chiudiamo assolutamente Giancarlo, cioè che va bene a ricevere dei soldi indipendentemente dal fatto che poi bisogna restituirli, quindi bisogna metterlo in conto, però nello stesso tempo bisogna fare delle riforme strutturali proprio per darci la possibilità di crescere e poi di poter restituire anche il debito. Ecco, questo è un po' il punto di chiusura che poi è stato anche il punto di partenza, no? Sì. Tieni presente, Manuela, però, che dai una notizia come se fosse, giustamente da parte tua, come se fosse una notizia positiva, no? Nel 2025 ritorniamo ai valori del 2007, ma se andiamo a vedere è una notizia No, 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 drammatica, nel certo, senso che sono assolutamente. passati 18 anni in cui Sì, l'Italia sì. non è cresciuta, quindi Sì. se nel 2025 torneremo ad avere il PIL del 2007, vorrebbe dire che abbiamo perso 18 anni di crescita. Sì, no, no, Insomma, senti non è una qui cosa da che poco. avvalora la tua tesi: tra il 2000 e il 2019 l'aumento del livello del PIL reale in Italia è stato soltanto di circa il 4%, nel 2019, a poco più di 10 anni dallo scoppio della crisi finanziaria globale, il PIL reale è riuscito a superare il livello del 2009, ma con la crisi pandemica è crollato al 1997, a livello del 1997, quindi immaginiamoci quanto abbiamo perso in un anno praticamente. Abbiamo un disastro, come hai detto tu, una notizia drammatica. D'accordo Giancarlo, allora grazie mille, noi naturalmente ci risentiamo sulle fonti TV con il fatto di Marcotti e poi ti seguiamo su Finanza in Chiaro con tutti i tuoi video. Quindi buona giornata, grazie a Giancarlo Marcotti. Grazie a te, Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito fino a questo momento.